quando gli intrecci familiari vanno al di là dei 5 figli e 15 nipoti. Quando gli alberi genealogici diventano difficili da leggere ed interpretare. Quando Beautiful incontra The Sims. Benvenuti nel video più destabilizzante della storia genealogica di The Sims 4. Partiamo dal principio. Se avete il gioco base, queste saranno le famiglie che iniziano l'avventura insieme a voi. Abbiamo gli Spencer Kim Lewis, gli Alberghini, i Pancakes, gli Amici per Sempre, i Caliente, i Landgrab e Zest. I coinquilini. Con le varie espansioni avrete sicuramente imparato a conoscere anche i Fires, i Villa Real, i Baldoria House, i Fang, le Bartolini, Ward, i Bailey Moon, Ingata, gli Scott, gli Hacking, i Roswell, gli Ito, i Lauren e i Prescott, insieme a tutti gli altri. Poi magari avete iniziato a giocare ad una vostra famiglia e avete ben deciso di attivare l'opzione delle storie di quartiere per tutti i Sims. Vediamo ora gli effetti di qualche mese di gioco in The Sims con l'autonomia al massimo per tutte le famiglie. Che il gossip pazzo scatenato abbia inizio! Disclaimers: non ho mai giocato con nessuna delle famiglie qui presentate in questo salvataggio. Non ho influenzato in alcun modo nessuna relazione né ho assegnato nomi. Ho cercato di rendere i vari passaggi nel modo più chiaro possibile. Se vi dovesse risultare ancora confusionario, sappiate già che ho vagliato tutte le possibili soluzioni prima di presentarvi questo video. Detto questo, ho riso così tanto solo con il riassunto di Beautiful. Buona visione! Storie di quartiere attive e qualche mese di gioco dopo. Vediamo gli Alberghini, che sono i Goth in inglese. Maurizio e Daniela sono morti di vecchiaia. I figli che ricordavamo, Martina e Alessandro, sono ormai anziani, ma ci sono anche altri figli che hanno avuto. Bailey, che è morta di rabbia, Emanuele, Erika, Simone e Michele, che è figlio solo ed unicamente di Daniela. Simone ha avuto una figlia con Elsa Feng, la moglie di Riccardo Feng, figlio di Victor e Lily Feng, i magnate di San Masciuno. Spostandoci temporaneamente nella casa dei Feng, vediamo che Victor e Lily sono entrambi già morti di vecchiaia, ma hanno lasciato tre figli, Serena, Kristen che ha anche una figlia, e Riccardo appunto, la cui moglie adultera ha avuto un figlio con Simone Alberghini. Ritornando agli Alberghini, Alessandro ha perso tutti quei folti capelli neri e si è emancipato, trasferendosi nella casa della moglie, Olivia, ossia la piccola Olivia della casa Spencer Kim Lewis. A proposito degli Spencer Kim Lewis, praticamente sono quasi tutti andati, con la differenza che Eric, già di partito, ha avuto anche un altro fratello, Nico, ed una sorella, Vera, mentre Vivian, mamma Lewis, era ancora in vita. Tale Nico è sposato con Micah, ma ha anche avuto una relazione sentimentale con Kayla, che ha dato vita ai piccoli Antonio e Sofia, e con Greta Lauren, da cui ha avuto due figlie e su cui ci ritorneremo. Tutto bene, se non fosse che Kayla è la moglie di Kiyoshi Ito, della famiglia Ito di Monte Komorebi. Gli Ito sono ormai sottoterra da un po', ma oltre ai due, Kiyoshi e Nanami, che già conoscevamo, hanno anche avuto Stefania. Kiyoshi, scoperta la relazione extraconiugale di Kayla, tradisce a sua volta con Serena Gentile, la quale dà alla luce Mirko. Come, non abbiamo mai nominato Serena Gentile prima d'ora? Se non sapete chi è, ora lo sapete, ed è importante conoscerla perché ha avuto anche un flirt con un certo Max Villareal,
che non bada a spese quando si tratta di relazioni sentimentali. Prima di approfondire la storia di Max, andiamo a vedere che fine hanno fatto i Villarreal. Jacques era anziano già prima delle storie di quartiere, quindi ora è un fantasma ma già da un po'. Anche Luna e Ugo sono morti di vecchiaia. Ugo però, prima di passare a miglior vita, ha avuto dei figli da alcune famose simmine di gioco. Abbiamo innanzitutto May Prescott, già deceduta. Apriamo qui una parentesi su Prescott, ma che fine hanno fatto loro? Ty è già andato, May pure, mentre Molly e Amy vivono insieme con i rispettivi mariti Fetu Mete e Jaden Prezzo della famiglia Prezzo, oltre che alla nuova sorella Camilla, proprio figlia di May e il Villarreal. La seconda relazione di Ugo è proprio Martina Alberghini, da cui ha avuto ben 3 figli. Possiamo affermare quindi che la dongiovannanza scorreva proprio nel sangue degli uomini Villarreal. E infatti, il nostro Max Villarreal ha anche avuto un flirt con Asami Yoshida, da cui ha avuto Manuel, il tutto mentre è sposato con Morgan Fires. A proposito dei Fires, eccoli qui. Dominic, Moira e anche Shoban sono andati. In compenso, alla famiglia si sono aggiunte anche Miranda e Ryan. Ma ritornando a Morgan, non è esattamente l'immagine di donna fedele. Diciamo che ha anche avuto diverse relazioni, oltre a quella col marito. Ha avuto una relazione con Juan Chiaola, dal quale ha avuto Nicola. Ma la relazione più scioccante che ha avuto è quella con Rylan Landgrab, da cui ha avuto Alessia. A proposito di Landgrab, che fine hanno fatto? Geoffrey e Nancy non ci sono più. Hanno però avuto un figlio oltre a Malcolm, Rylan, che abbiamo già visto impegnato in flirt con Morgan, ma è sentimentalmente legato a Eloise, che gli ha dato Manuel. Ricordiamo però che Eloise invece ha avuto Federica da una precedente relazione con Diego Lobo. Prima di passare a Malcolm, ricordiamo il figlio mai riconosciuto da Landgrab, Johnny Zest. Ormai deceduto, Zest si era sposato con Olive, già madre di 2, e avevano avuto Lucia. Tornando a Malcolm ora, il giovincello, ormai deceduto in vecchiaia, nonostante i suoi tratti malefici, ha avuto una vita sentimentale abbastanza movimentata. Ha avuto una relazione con Leinan, dalla cui relazione appunto è nato Federico. Tenetelo a mente Federico, ci ritorniamo tra poco. Poi si è impegnato anche con Ulrike, che le ha dato Francesco. Ulrike però era anche sposata con Gideon nel frattempo. Un'importante relazione di Malcolm è quella con l'allora Zoe Patel, della famiglia Conquilini, ora diventata Rasoia perché sposata con Raj e già madre di Filippo. Finalmente però anche Malcolm si accasa, Miko è la moglie ufficiale e insieme hanno 2 belle figlie, se non fosse che anche a Miko piace adulterare. Ed infatti ha un figlio da Maddox Munk, marito di Yuki, da cui ha avuto Giuseppe Landgrab, il quale a sua volta ha avuto Ilaria. Se approfondiamo la relazione di Maddox, vediamo il collegamento con la casa degli amici per sempre. Il nostro caro Maddox ha avuto Enrico da Liberty Lee, la quale a sua volta ha avuto un figlio, Antonio, da Jay Huntington III. Questi ha anche avuto un figlio da Summer Holiday, Andrea. Ora che Liberty è deceduta, Summer ha preso in carico tutti i suoi figli, sia di Liberty che di Jay praticamente. L'ultimo dei membri della casa di Amici per Sempre è, o forse dovremmo dire era, Travis Scott, il quale ha avuto 3 figli da Jade, che conoscevamo una volta come Jade Rosa della casa Baldori House. Prima di passare ai Baldori House, qualcuno ha detto Jay III? Allora vediamo che fine hanno fatto gli altri membri della casa dei Conquilini. Zoe l'abbiamo già vista impegnata con Malcolm e Raj Rasoia. Gavin ha avuto semplicemente 2 figli da sua moglie, Lineare. Mitchell invece, che ora è un fantasma, è il collegamento alla famiglia Baldoria House che cercavamo. Vi ricordate Malcolm e il figlio Federico avuto da una relazione con Leinan? Ecco, Federico ha sposato Chiara Capricciosa, ovviamente figlia di Eva Capricciosa, che è la moglie di Mitchell Calani.
ecco il collegamento tra Landgrab, Baldoria House e Conquilini. Quindi, venendo ai Baldoria House, abbiamo già visto che fine hanno fatto Jade ed Eva. Marcus Flex si è semplicemente sposato con Cadence, da cui ha avuto due figli. L'elemento scioccante dei Conquilini è l'unico, il solo, l'inimitabile Paolo Rocca. Un primo flirt di Paolo avviene con Penny Pizzas, ora Jerkson. Perché, ebbene sì, si è sposata e hanno anche avuto un figlio insieme, Davide. Il matrimonio vero e proprio però avviene con Kalamainuhu. Non è proprio un matrimonio rose e fiori. La signora infatti ha avuto un attimo di defiance con Tuan Talla, da cui ha avuto Chiara. Ma Duane a sua volta ha avuto figli anche da Mike Huntington III e da Cecilia Ikeka, che era già sposata con Ukupanipo. Terminiamo la lista di pretendenti di Paolo Rocca con Brittany Nair, ora deceduta, la quale ha avuto un figlio da niente poco di meno che Mr. Latin Lover, Don Giovanni in persona, Don Lotario, del quale ha anche avuto un figlio. A proposito di Don Lotario, vediamo i caliente. Oltre a Katrina, Dina e Nina, troviamo anche Whitney. Ora, Nina è andata. Dina vive con la figlia Simona, avuta da Sydney Prezzo. Ecco che ritroviamo i Prezzo dopo Amy Prescott. Katrina, la matriarca, è una fantasma da un bel po'. Ha sposato Nash Wilkes, da cui ha avuto ben 4 figli. Tra questi abbiamo anche un signor Daniele Wilkes, il quale ha avuto una relazione amorosa con Angela Bartolini, da cui ha avuto un figlio. Angela Bartolini, la cui sorella Lilith è benché andata, ha anche avuto altri figli altrove, di cui una Erika dal famosissimo Jace Lauren. Quindi passiamo subito a casa Laurent, dove la nonna Arnessa, Hilary e Hector sono fantasmi. Oltre a Jace c'è anche Beatrice. Greta è ancora in vita, è sposata con Taki, ma ha anche avuto dei figli da Nico Lewis, come abbiamo detto all'inizio. Jace si è proprio dato da fare, si è anche intrufolato nella famiglia Angata, che ora è chiamata Hill. Oliana è ancora in vita, mentre suo figlio Tane e sua moglie Leila già non ci sono più, chi per rabbia, chi per vecchiaia. Leila, prima di morire, ha avuto un figlio, Emory, che si è sposato con Sara, da cui ha avuto una figlia. La stessa Sara non è stata fedele e proprio Jace è stato l'oggetto della sua infedeltà. Soprattutto proprio quando quest'ultimo era sposato con Nalani, da cui ha avuto diversi figli, e ha anche flirtato con Nizuki, come abbiamo visto in precedenza, con Angela Bartolini. Ora ritorniamo nella tranquillità di Willow Creek con i Pancakes, dove Bob ed Eliza sono venuti a mancare, ma hanno lasciato 3 figli ad occuparsi della loro casa. E insieme a loro ritroviamo, per qualche assurdo motivo, perché tra di loro non si conoscono, Orange Bailey Moon, dell'omonima casata di Delso Valley. Questa famiglia ora si ritrova senza Octavia, ma con una Mindy in più. Lo stesso Orange ha avuto il figlio da Leinani, a sua volta sposata con Tommaso, ma ha anche avuto un figlio in completa autonomia. Un'altra famiglia che si è mantenuta in tranquillità, forse fin troppa tranquillità, è quella degli Scott, di Hanford on Pikeley. I due, Sara e Simon, sono venuti a mancare e solo Irene è rimasta nella loro casa, in completa solitudine. Tra le famiglie che abbiamo visto all'inizio, nel pre-storie di quartiere, ce ne sono alcune scomparse completamente dalla memoria del gioco. Hacking, Ward e Roswell. Sicuramente questi ultimi sono stati travolti da Strangerville. La miglior combinazione di famiglie, ed è difficile sceglierne una in questo caso, è quella di Easy Fabulous, ormai deceduto da un po'. Ha lasciato il figlio Alessio, avuto con l'aliena Tierra, e anche un figlio di nome Alessandro, ma il cui cognome è Winter, ossia inverno. Ma il miglior cambiamento va senz'altro attribuito a Agnes Crumple Bottom. La carissima quanto grumpy signora con la borsetta
è riuscita a non farsi sopraffare dalla vecchiaia, più longeva di Elisabetta You Know Who, ma è riuscita anche a clonare se stessa e ora coesiste nello stesso salvataggio in completa autonomia. Mito. Siamo giunti alla fine di questa assurdissima soap opera chiamata The Sims, effetti da storie di quartiere. Spero che vi sia piaciuto. Non confesso che sia stato facilissimo notare tutte le relazioni, ma io mi sono divertita tantissimo a investigare tutte le famiglie maggiori del nostro gioco preferito. E allora, alla prossima, bella gente!